Tra lanci di bombe atomiche, esperimenti scientifici atti a ricreare l'origine dell'universo e pozzi super profondi scavati nel sottosuolo terrestre, molte volte l'uomo ha rischiato di distruggere il pianeta su cui vive. Con questa top cercherò di esporvi almeno 5 di queste possibili catastrofi. Buona visione! Localizzato nel circolo polare artico, a nord-ovest della Russia, il Pozzo di Kola è il buco scavato più in profondità in assoluto nel mondo. Gli scienziati sovietici decisero di scavare il tunnel sotterraneo nel 1970 e raggiunsero la bellezza di 12.000 metri di profondità nel 1989. Con questo esperimento volevano verificare cosa sarebbe successo se avessero perforato il mantello superiore della crosta terrestre e nel frattempo scoprire di più sulla vita del nostro pianeta. L'esperimento venne però abbandonato date le altissime temperature a cui si andava incontro. Ma pensate se in qualche modo il Pozzo di Kola sarebbe arrivato fino al nucleo? Avrebbe potuto far esplodere il pianeta su cui viviamo. Trinity fu il nome dato al primo test per un'arma nucleare. Fu condotto dagli Stati Uniti nel 1945 attraverso il progetto Manhattan. Il luogo dell'esperimento fu situato a 56 km di distanza da una cittadina del Nuovo Messico. L'esplosione della bomba chiamata The Gadget fu impressionante, raggiungendo i 21 chilotoni. Pensate che ebbe la stessa forza distruttiva di quella usata in Giappone a Nagasaki. Inutile dirvi che avrebbe potuto creare disastri non indifferenti nel mondo, essendo stato il primo lancio di una bomba atomica nella storia dell'uomo. Il Large Hadron Collider è l'ormai noto acceleratore di particelle situato al CERN di Ginevra. In parole povere, immaginatevelo come un enorme tunnel o galleria sotterranea e a forma circolare, dove le particelle minuscole viaggiano a velocità incredibili con il solo scopo di scontrarsi. I risultati di questi scontri sono stati utilissimi per la scienza, ma intorno al 2008 i media e persino la Chiesa temevano per l'incolumità del mondo. Il CERN voleva infatti scoprire l'origine dell'universo e per farlo doveva ricreare una specie di Big Bang in miniatura. Insomma, si pensava che se le cose fossero andate male durante l'esperimento, si poteva manifestare la creazione di un buco nero che avrebbe risucchiato la Terra. Fortunatamente tutto filò liscio, o quasi, e per il nostro pianeta non ci furono delle conseguenze. Lo Starfish Prime fu un altro esperimento nucleare, questa volta nel 1962. Gli Stati Uniti testarono gli effetti di una bomba nucleare lanciata e fatta esplodere in aria e non a terra. Il primo tentativo fallì, ma gli americani farebbero di tutto per la guerra. Così ci ritentarono e questa volta la bomba esplose. Inutile dirvi che la potenza fu esagerata. Fortunatamente non ci furono gravi danni per l'atmosfera del nostro pianeta, ma rischiarono davvero tanto di danneggiare la magnetosfera, una parte dell'atmosfera destinata a proteggerci dai raggi cosmici per noi dannosi. Il SETI è un programma dedicato alla ricerca della vita intelligente extraterrestre, abbastanza evoluta da poter inviare segnali radio nel cosmo. Il programma si occupa anche di inviare segnali della nostra presenza ad eventuali altre civiltà in grado di captarli. Ora molti scienziati reputano questo programma addirittura dannoso per la scienza, in quanto pensano sia solo una perdita di tempo e di denaro. Ma cosa succederebbe se effettivamente questi segnali verrebbero captati da alieni con delle tecnologie più avanzate delle nostre, o magari anche ostili? Beh, la risposta è semplice: verremmo quasi immediatamente spazzati via dall'universo. Come al solito spero che questa classifica sia stata di vostro gradimento. Ricordatevi di passare da tutti i miei social, in particolare Telegram, Instagram e Facebook, e di visionare anche i video precedentemente caricati su questo canale. Un mega salutone dal vostro dottor Vendetta di fiducia e ci vediamo al prossimo fantasmagorico video!